Ma io vorrei capire una cosa, no? Perché continuano a chiamarmi infermieri che mi fanno delle domande e mi chiedono delle cose che sono prettamente cose che riguardano l'ordine degli infermieri. Mi parlano di demansionamento, sì, la FIALS è stata una delle organizzazioni sindacali che a livello nazionale ha vinto il ricorso sul demansionamento. Mi parlano di valorizzazione professionale, mi parlano di case manager, mi parlano di comma 566, mi parlano di percorsi infermieristici, che in realtà è roba di cui se ne dovrebbe occupare l'ordine delle professioni infermieristiche, ma soprattutto quello di Bologna, perché siamo a Bologna. Ma perché l'ordine non interviene? Non interviene contro la direzione a tutela degli infermieri e quindi dei professionisti? Perché? Perché il presidente dell'ordine degli infermieri di Bologna è anche un coordinatore della stessa azienda, quindi c'è un conflitto di interessi? Tra le altre cose, ha anche un incarico laudamente remunerato, che è tutto pubblico. Perché l'ordine degli infermieri di Bologna con gli avvocati che ha non denuncia l'azienda a favore degli infermieri? L'ordine degli infermieri di Bologna perché viene pagato, perché si paga la quota per legge? Però, una Di domanda, ma sta gente cosa fa là dentro? Ma li rappresenta gli infermieri o non li rappresenta? Tutta gente impettita, incravattata e a gente nei reparti soffre, gente viene si fa. schiattata, gli schiattano la testa, fanno sacrifici, gli infermieri mortificati, gli infermieri distrutti ogni giorno e l'ordine delle professioni di Bologna che fa? Niente. Selfie, inaugurano piazze, così loro, noi siamo pronti, voi siete pronti, tutta sta di infermieri, aprite gli occhi, perché quando un gruppo di infermieri si sveglierà e prenderà l'ordine di Bologna, le cose cambieranno e non facciamoci infinocchiare perché tu sepe, io, tu e os, io parlo e dico la verità. Perciò vi do fastidio, cari signori dell'ordine degli infermieri.